Check your clocks. It's the tie-in time, guys. In my video this week, I'm actually going to be borrowing Miss Sonia. The native speaker. Yes, because we're going to play a game where I show you a picture of people who look similar, and listening to her description of one of these people, you have to understand who she's talking about. So that's why I'm letting Sonia do this game and not me. So you'll see the picture. Sonia's describing one of these people. Who, it's fun. I like this idea. Who is it? Okay. So the first picture, Sonia, choose one of them, don't tell them who, and start describing it. Okay. Allora, questa donna ha i capelli castani rossastri, c'è del rosso nei suoi capelli. Ha la carnagione, non so com'è la carnagione, sembra, non sembra molto chiara. Ha il naso sottile, ha la frangetta e ha i capelli che le arrivano fino a sotto il mento. Ha i denti molto molto bianchi e le sopracciglia molto sottili. Let's stop there. So, those were some nice clues. Unfortunately, these two girls look so similar that some of the clues didn't reveal who she was thinking of, but there were a couple clues. So, we were of course talking about this girl. So, did you get that correct? La frangia, bangs. So, i capelli sotto il mento. Yep, nice, nice, nice. Now, challenge number two. It's not gonna get any easier. Ooh. What about this one, Sonia? Okay, allora. Questa ragazza è molto molto bella, ha la carnagione scura, ha le labbra molto carnose, ha gli occhi molto grandi, secondo me, ha i capelli neri e lisci che le arrivano fino alle spalle, ha le sopracciglia abbastanza alte, e indossa molti accessori. Indossa degli orologi e delle collane. That should be enough info. So let's stop there. So of course this time Sonia was talking about, boom, this girl as well. So the hint for me was capelli fino alle spalle, because the other description, it was true for both of them. But very nice, very nice. Ti piacciono le mie descrizioni? Excellent descriptions. Grazie. Now you have to choose between or among four girls. Good okay. luck. Sonia, put together a good explanation. Si assomigliano tutte e quattro, ma la ragazza che sto guardando io ha un bel sorriso molto grande, dove si vedono anche le gengive. Direi che è bionda, sì, per i miei standard italiani è bionda. Ha la carnagione molto chiara e indossa una collana di perle. Indossa anche degli occhiali. Now, only thanks to the last hint, I understood who she was talking about. So, of course, we were talking about this girl, and thanks to Sonia saying the thing about the pearls and the glasses, that's the only way I could tell, but very nice. Possiamo? So now, let's go to some men. Let's do two more. Sonia, here's your next challenge. Are you ready? This ain't easy. Boom! Allora. You can even describe expressions, if that helps. Direi che l'uomo che sto guardando io è molto giovane. I like how Sonia gives these descriptions, but they're like, okay, it doesn't help me distinguish, but okay. È molto giovane, ha i capelli neri e ricci, ha le sopracciglia nere molto folte, ha gli occhi neri e ha i baffi con il pizzetto. C'è anche il pizzetto che si vede molto bene, devo dire. E sembra da questa foto più magro rispetto all'altro uomo. E indossa una maglietta a maniche corte. I still don't know. Who? Okay, let me ask, because I think we're all stuck here.
Ha un naso molto spesso o un po' più fino rispetto all'altro? Solo così riesco a Non capire. lo so, mi sembrano entrambi. Quello a sinistra ha un naso più piccolo. Non lo so. Ragazzi, l'indizio che vi ho dato, che si doveva capire subito, è che si vede benissimo il pizzetto. Si vede la barba sotto, No, ha il pizzetto. I didn't know Si what pizzetto, I vede. didn't know what pizzetto meant. See, I'm learning too, thank you, pizzetto. You learn new vocabulary every day. Last but not least, let me find a good picture for you. Last challenge for us, and then we're gonna take a break. Allora. Give us a good description this time. And turn that vibration off. Scusa. You're so popular, anyway. Allora, tutti e due questi ragazzi sono molto magri, ma quello che sto guardando io, è giovane, ha i capelli un po' più chiari rispetto all'altro, ha gli occhi un po' più chiari, sembra, rispetto all'altro, la carnagione sembra chiara come l'altro. Lui è leggermente più basso rispetto all'altro e sembra avere una mandibola ben definita, forse più definita rispetto all'altro. Più grande, non è per forza. Più grande. Allora, da questa descrizione capisco solo per la cosa dei capelli, il colore dei capelli è questo a destra. Sì? Sì, è lui. Wow, devo dire che questa cosa è stata una sfida anche per me. Ah, non è colpa sua, è bravissima a spiegare le persone. Ma erano talmente tanto simili che era difficile. Hai iniziato questo video in inglese e lo finisci in italiano. True. What am I doing? What am I doing? But I hope you guys enjoyed that video. I know Sony enjoyed Era divertente! Una buona idea! it. And I hope you guys learned something. I learned pizzetto. So I even have a little bit of pizza down here. Pizzetto, not pizzo! Pizza! Pizzo è il materiale, com'è, lace? I have no idea. Va bene. I hope you guys enjoyed the video and I'll talk to you next week. Peace. Ciao ciao!